10 giugno del 1940, Benito Mussolini dichiarò guerra a Francia e Gran Bretagna. Con questo atto portò la guerra nel Mediterraneo. Si trattò della guerra di Mussolini, per la quale Hitler, preso dalle sue ambizioni in Europa orientale, nutriva scarso interesse. Hitler fu felice dell'iniziativa di Mussolini, ma la Germania fu coinvolta direttamente solo quando le forze italiane si rivelarono del tutto inadeguate alle ambizioni del duce. La dichiarazione di guerra fu dovuta alla paura di Mussolini di perdere l'opportunità di accaparrarsi parte del bottino del conflitto, frutto della guerra lampo di Hitler in Francia e nei Paesi Bassi. Dopo la resa della Francia, il dittatore italiano si affrettò a mandare in guerra le sue truppe malmesse, animato dal sogno di assumere il controllo del Mediterraneo, che voleva trasformare in un dominio italiano. Il sogno mussoliniano di un nuovo impero romano prevedeva la conquista di territori che erano controllati da Francia e Gran Bretagna. Il duce informò Hitler di volere la Corsica, Malta, la Tunisia, parte dell'Algeria, un porto marocchino sull'Atlantico e la Somalia francese, oltre all'Egitto e al Sudan britannici. Fu una guerra combattuta in terra, mare e aria e molto spesso l'esito delle battaglie sulla terraferma fu determinato dagli scontri navali. La battaglia di Spartivento. Il 9 luglio del 40, la flotta italiana, sotto il comando dell'ammiraglio Campioni e quella britannica dell'ammiraglio Andrew Cunningham, si scontrarono nei pressi di Capo Spartivento, sulla costa meridionale della Sardegna. La flotta italiana era un contingente poderoso, costituita da due moderne e rapide navi da guerra, la Giulio Cesare e la Cavour, e da 16 incrociatori. Il suo obiettivo era quello di proteggere un convoglio di 5 mercantili che portavano i rifornimenti alle forze italiane in Libia. Gli inglesi riuscirono a decifrare i messaggi in codice dei nemici, le cui intenzioni furono confermate quando una ricognizione aerea della RAF segnalò la presenza di navi italiane. La flotta britannica del Mediterraneo, dislocata ad Alessandria d'Egitto, partì per intercettarle. Inoltre, era necessario proteggere due convogli che stavano evacuando i civili da Malta ad Alessandria. Cunningham era determinato a ingaggiare una battaglia con gli italiani. Così fece rotta verso la base navale di Taranto, nella speranza di frapporsi tra la flotta italiana e la sua base principale. Ma anche gli italiani riuscirono a intercettare i messaggi in codice degli inglesi e sapevano che le navi di Cunningham erano in movimento. Il piano consisteva nell'attirare gli inglesi in un'area alla portata dei bombardieri. Campioni aveva l'ordine di evitare lo scontro fin quando gli inglesi non si fossero trovati a tiro degli aerei. In pieno giorno, le tre navi da guerra di Cunningham, circondate da uno scudo protettivo di incrociatori e cacciatorpediniere, furono attaccate dall'aviazione italiana. Facevano parte della flotta inglese la Warspite, la nave ammiraglia di Cunningham, la Malaya e la Royal Sovereign. L'unica portaerei era la Eagle, vecchia di 20 anni, munita di 17 ricognitori Swordfish e di 3 antiquati biplani Gladiator, gli unici caccia della flotta. Alle prime incursioni, gli scafi grigi della flotta di Cunningham si ritrovarono circondati da alte colonne d'acqua, sollevate dal tappeto di bombe lanciate dagli aerei italiani. I bombardieri italiani lanciarono soprattutto bombe da 110 e 220 libbre, non abbastanza potenti da arrecare seri danni. I piloti non avevano mai bombardato navi prima d'allora e dunque alla fine l'operazione si rivelò un fallimento. La mattina del 9 luglio, la flotta italiana fu individuata a circa 230 km da quella di Cunningham da un ricognitore della RAF di stanza a Malta. A mezzogiorno le due armate si trovavano a 130 km di distanza l'una dall'altra, con gli Swordfish della Eagle che sorvolavano le navi italiane. L'aviazione italiana aveva perso contatto con le navi. Campioni inviò allora un ricognitore dalla sua nave ammiraglia, la Giulio Cesare, e riuscì così a localizzare Cunningham. Sperando che gli attacchi aerei avessero indebolito la flotta inglese, Campioni fece rotta verso il nemico, convinto della superiorità delle sue navi in termini di velocità e di potenza di fuoco.
I 6 incrociatori pesanti e i 10 leggeri degli italiani erano superiori ai 4 incrociatori leggeri di Cunningham. Inoltre la Gloucester era rimasta danneggiata e non avrebbe potuto proteggere la Eagle. Alle 11.45 una piccola squadriglia costituita da 5 Swordfish decollò dalla Eagle ma non riuscì a colpire alcun obiettivo. Ciò si ripeté più volte perché gli inglesi non disponevano di un numero di aerei sufficiente per sferrare attacchi di portata rilevante. Alle 15 di una limpida giornata, le due flotte si trovavano ormai l'una in vista dell'altra. Gli incrociatori pesanti italiani puntarono i loro cannoni da 200 mm verso gli incrociatori britannici e aprirono il fuoco da una distanza di circa 20 km. Gli inglesi risposero con i loro cannoni da 150 mm, ma furono schiacciati dalla superiorità dell'artiglieria nemica fino a quando la Warspite non fece fuoco con i suoi cannoni da 380 mm. Gli italiani batterono in ritirata, protetti da una cortina di fumo. A quel punto entrarono in scena le navi da guerra. Alle 15.53 la Warspite aprì il fuoco da una distanza di circa 20 km con i suoi cannoni da 380 mm ad alzo massimo. La risposta delle due navi di campioni non si fece attendere. Le due armate si fronteggiarono in un inferno di spruzzi d'acqua e colonne di fumo. Fu una classica battaglia navale. Cunningham ebbe la soddisfazione di vedere un lampo arancione alla base dei fumaioli della Giulio Cesare. Un colpo andato a segno fece divampare incendi sotto il ponte dell'ammiraglia di Campioni. La Giulio Cesare fu danneggiata e ancora una volta gli italiani batterono in ritirata dietro una densa cortina di fumo. Nella confusione che seguì, la flotta di Cunningham non riuscì a tenere testa alle più rapide navi italiane e le perse di vista. Solo allora si fecero vivi i bombardieri italiani. Ma incredibilmente scambiarono la flotta italiana per quella nemica e la bombardarono ripetutamente, facendo così infuriare l'ammiraglio Campioni. Questo primo confronto, per quanto breve e privo di esiti determinanti, costituì il modello della guerra nel Mediterraneo. Dimostrò l'importanza dell'intercettazione e decifrazione dei messaggi cifrati per determinare attacchi e contrattacchi da parte di entrambi gli schieramenti. La guerra dei codici fu vinta dagli alleati grazie all'efficienza di Ultra, la macchina contrapposta a quella nazifascista, la famosa Enigma. La guerra nel Mediterraneo dimostrò anche che l'esito dei combattimenti di terra era strettamente legato all'efficienza della logistica e dei rifornimenti navali. Le campagne in Grecia e a Creta e l'altalenante battaglia lungo la costa nordafricana dipesero in larga misura dal destino dei convogli che portavano i rifornimenti via mare. Il successo delle forze dell'asse dipendeva dalla capacità di far pervenire carburante e vettovaglie alle guarnigioni dislocate in Nord Africa. Allo stesso modo, l'efficacia dell'azione di disturbo britannica dipendeva dalla capacità di rifornire la base strategica di Malta con carburante, aerei, cibo ed equipaggiamenti. La battaglia di Capo Spartivento dimostrò anche che l'esito degli scontri navali dipendeva largamente dall'efficienza dell'aviazione. I maggiori rischi per le navi provenivano sempre dagli attacchi aerei e dunque una flotta non poteva fare a meno di una copertura aerea adeguata. Tale copertura non poteva certo essere assicurata dai vecchi biplani che avevano difeso le navi di Cunningham a Capo Spartivento, antiquati anche dal punto di vista della tattica e degli armamenti. Tre vecchi biplani non avrebbero certo potuto tenere testa alla temutissima Luftwaffe tedesca. Malta rappresentava la portaerei inaffondabile della Gran Bretagna, solidamente ancorata a sud della Sicilia e in una posizione perfetta per svolgere operazioni di ricognizione aerea tra l'Italia e il Nord Africa. Avrebbe potuto giocare un ruolo chiave nell'intercettazione e distruzione dei convogli italiani, ma le mancavano le risorse offensive per colpire direttamente il nemico. Le mancavano anche gli strumenti per difendersi in caso di invasione. Le sue potenzialità erano evidenti, ma dopo la caduta della Francia, la Gran Bretagna aveva perso una quantità immensa di equipaggiamenti sulla via di Dunkerque. La preoccupazione principale degli inglesi, quindi, era quella di evitare un'invasione tedesca e Malta, pertanto, doveva farsi bastare quel poco di cui disponeva. La battaglia per la conquista di Malta avrebbe determinato il corso della guerra nel Mediterraneo. Il suo esito fu deciso dalla capacità degli inglesi di difendere l'isola e di farne una base offensiva, nonostante la sua posizione, a poca distanza dalla costa italiana, la rendesse oggetto delle pesanti attenzioni aeree e navali dei nazifascisti. Gli inglesi sostennero ogni sforzo per mantenere la loro roccaforte, mentre le forze dell'asse cercarono di eliminarla o perlomeno di neutralizzarla. L'esito di questo braccio di ferro avrebbe segnato il destino sia della campagna del Nord Africa che di quella del Mediterraneo.
rivali nel Mediterraneo. Il fondatore del fascismo in Italia era Benito Mussolini, detto il Duce. Mussolini fu primo ministro dal 1922 al 1943, quando fu rimosso. Le sue ambizioni sono di fondamentale importanza per la comprensione del corso della campagna del Mediterraneo. Il dittatore era un buon organizzatore, dotato di notevoli qualità oratorie. Veterano della Prima Guerra Mondiale, era stato ferito in battaglia combattendo con i bersaglieri sul fronte italiano. Fondò una milizia, le temute Camicie Nere, il cui nome e il cui segno distintivo furono presi dai mazzi di verghe con la scure al centro, o fasci, che nell'antica Roma erano il simbolo del potere. Si conquistò il favore della popolazione attraverso riforme sociali e imponenti opere pubbliche, e in Italia c'è ancora chi dice che fu il primo uomo capace di fare arrivare i treni in orario. Hitler ammirava i successi ottenuti da Mussolini e copiò il saluto romano e le camicie nere per il proprio partito nazionalsocialista. Mussolini sognava di far rivivere i fasti dell'impero romano nel Mediterraneo, il Mare Nostrum. Imbarcandosi in una serie di avventure militari per raggiungere il suo obiettivo, trascinò in guerra una riluttante Italia che non aveva né le risorse né un apparato industriale all'altezza delle ambizioni del Duce. Le forze fasciste subirono cocenti umiliazioni in terra e in mare. Le campagne in Nord Africa, in Albania e in Grecia dovettero essere sostenute dall'intervento tedesco, senza il quale sarebbero state disastrosi fallimenti. Ma durante la guerra Mussolini perse la stima di Hitler e divenne sempre di più l'anello debole dell'asse. Mussolini perse il potere quando gli alleati invasero la Sicilia nel 1943. Salvato dalle forze speciali naziste, evitò il carcere e guidò un governo fantoccio in Nord Italia, a Salò, fino alla fine della guerra. Anche la Spagna, durante il regime fascista del generale Franco, nutriva ambizioni sul Mediterraneo. Il caudillo voleva espandere i possedimenti spagnoli con l'annessione di Gibilterra, del Marocco francese e di parti dell'Africa occidentale, potendo contare su rifornimenti in armi e provviste provenienti dalla Germania. Hitler chiese a Franco di unirsi a lui per un attacco contro Gibilterra per chiudere agli inglesi l'ingresso occidentale nel Mediterraneo. Ma la Spagna era sfiancata dopo la guerra civile e non aveva intenzione di lasciarsi coinvolgere in un altro conflitto. Hitler trovò in Franco un negoziatore decisamente difficile e dopo una snervante trattativa tra i due, nell'ottobre del 40, dichiarò che avrebbe preferito farsi cavare 3 o 4 denti piuttosto che affrontare un altro simile incontro. Franco offrì il suo sostegno a Hitler, ma non promise nulla. Consapevole della dipendenza del suo paese dalle importazioni, era però pronto ad assistere le ambizioni di Hitler in Russia, pur rifiutando di attaccare Gibilterra. La strategia di Churchill. Il teatro di guerra del Mediterraneo era di importanza fondamentale, secondo il pensiero strategico del primo ministro britannico Winston Churchill. Dopo la caduta della Francia, l'unico modo per attaccare la Germania era una campagna di bombardamenti da parte della RAF, un punto fermo della strategia inglese. Come ministro della Marina e fervente sostenitore dell'importanza della potenza navale, Churchill riteneva che la Gran Bretagna avrebbe dovuto condurre una campagna periferica, come quella nel Mediterraneo, per fiaccare l'asse nazifascista prima di attaccarlo direttamente in Europa nord-occidentale. Il controllo britannico nel Mediterraneo dipendeva dalle basi navali di Gibilterra, Malta e Cipro, che costituivano 3 importanti roccaforti strategiche nell'area occidentale, centrale e orientale del Mediterraneo, sostenute dalla base principale ad Alessandria d'Egitto. Dopo la caduta della Francia, i consiglieri militari di Churchill ritenevano il Mediterraneo di scarsa importanza e consigliavano di ritirarsi da Gibilterra, ma Churchill era di altro avviso. Churchill voleva combattere una campagna nel Mediterraneo. Ciò concordava con la sua personale visione strategica della guerra. La campagna avrebbe potuto permettere di invadere la Sicilia o la Sardegna, mettendo così l'Italia sotto pressione. Alla costante ricerca di occasioni, intravedeva nell'eventuale successo nel Mediterraneo la possibilità di indurre la Francia di Vichy a cambiare schieramento e la Spagna di Franco a rimanere neutrale. La strategia di Churchill prevedeva 3 fasi.
i bombardamenti e il blocco navale del 1940 sarebbero stati seguiti nel 1941 da operazioni anfibie di media portata contro obiettivi come la Sardegna e la Sicilia. Infine, nel 1942, sarebbero stati sferrati gli attacchi su scala più ampia sulle coste europee. Le vittorie tedesche in Nord Africa e nei Balcani e l'entrata in guerra del Giappone modificarono questi piani. Ma nel 40 il Mediterraneo era l'unico teatro di guerra in cui gli inglesi disponessero di risorse sufficienti per portare avanti la strategia di Churchill. Molto sarebbe dipeso dalle doti dell'ammiraglio Cunningham, comandante in capo della flotta del Mediterraneo. Cunningham dovette confrontarsi con una flotta italiana superiore, costituita da 7 navi da guerra, tra le quali i 2 imponenti nuovi arrivi, la Vittorio Veneto e la Littorio. 7 incrociatori pesanti e 11 leggeri, 61 cacciatorpediniere e oltre 100 sommergibili. Cunningham invece disponeva appena di 4 navi da guerra, 3 delle quali abbastanza vecchie e dunque più lente e meno armate di quelle italiane, di 6 incrociatori leggeri e 20 cacciatorpediniere. Distruzione della flotta francese. La Francia di Vichy era ancora una potenza rispettabile, con forze dislocate in Algeria, la cui costa mediterranea era parte della Francia metropolitana, ma anche nel Marocco francese e in Tunisia, oltre che nei territori mandatari di Siria e Libano. L'esercito francese in Africa era ben equipaggiato con armi moderne e pienamente leale al regime di Vichy. Nel 1939 la marina francese, comandata dall'ammiraglio Dallaire, moderna e guidata in modo professionale, era la quarta potenza del mondo. Dopo la sconfitta della Francia, fu formato un contingente denominato Forza H, comandato dall'ammiraglio Somerville, per riempire a Gibilterra il vuoto lasciato dai francesi nel Mediterraneo occidentale. Una potente forza di 4 navi di prima grandezza aveva la funzione di ripristinare l'equilibrio. Il contingente comprendeva la nave ammiraglia di Somerville, l'incrociatore Hood, le corazzate Valiant e Resolution, la portaerei Ark Royal, l'incrociatore leggero Arethusa e 4 cacciatorpediniere. Lo scopo principale della flotta era impedire che quella francese cadesse nelle mani dei tedeschi. Il 13 luglio del 40 la Forza H attaccò la base navale francese di Mer el Kebir, nei pressi di Orano, in Algeria. Si trattò di un azzardo che rischiava di far rientrare in guerra la Francia di Vichy al fianco dei tedeschi. Dopo lunghe trattative, i francesi rifiutarono di fermare la loro potente flotta. Essa era costituita da 2 corazzate, 2 moderni incrociatori, 13 cacciatorpediniere e 4 sommergibili. Somerville aprì il fuoco e scatenò gli aerei Swordfish della nave Ark Royal. La corazzata Bretagne fu distrutta con notevoli perdite umane. In un secondo attacco, 3 giorni dopo, venne colpita gravemente l'ammiraglia francese, la corazzata Dunkerque. Il 5 luglio, la corazzata Richelieu fu attaccata nel porto di Dakar e seriamente danneggiata dai siluri della portaerei Hermes. Questi attacchi navali crearono enorme tensione tra la Gran Bretagna e la Francia di Vichy. Agli occhi dei francesi fu confermata l'immagine della perfida Albione, che dopo aver abbandonato la Francia a Dunkerque era ora pronta ad attaccare i francesi in una guerra che non poteva comunque vincere. In realtà, da parte di Churchill, si trattò di un messaggio al mondo. La Gran Bretagna, pur sola in Europa, non si sarebbe fermata davanti a niente pur di vincere la guerra nel Mediterraneo. I comandanti di Churchill. Il generale Archibald Wavell fu il comandante in capo in Medio Oriente dall'inizio della guerra fino a luglio del 1941, quando gli subentrò il generale Claude Auchinleck. A sua volta, quest'ultimo fu sostituito dal generale Harold Alexander, che insieme al generale Bernard Montgomery formò una coppia micidiale in grado di sconfiggere Rommel in Nord Africa. Con i mezzi navali e aerei a sua disposizione, Wavell diede vita a un alto comando alle dipendenze dello Stato Maggiore inglese. L'area della quale egli era responsabile era vasta e includeva le forze di terra presenti in Egitto, Sudan, Palestina, Giordania, Africa orientale e Somalia britannica, oltre alle truppe dislocabili in Turchia, nei Balcani, in Iraq, ad Aden o nel Golfo Persico. Dopo la caduta della Francia, il comando di Wavell rimase il solo a combattere sulla terraferma contro i nazifascisti. All'inizio del 1941 era impegnato in 3 diverse campagne, pur disponendo di risorse limitate, nel deserto occidentale, nei Balcani e in Africa orientale,
il successo di ognuna di queste tre campagne era strettamente legato all'esito dei combattimenti nel Mediterraneo. L'ammiraglio A.B.C. Cunningham, all'inizio della guerra, nel settembre 1939, era il comandante in capo della flotta britannica nel Mediterraneo. Cunningham aveva tutte le caratteristiche del fiero combattente: penetranti occhi azzurri, una corporatura robusta e una memoria infallibile. Durante i giorni peggiori della battaglia di Creta, un suo collaboratore osservò che combattere contro la Luftwaffe era come battere la testa contro un muro. Cunningham rispose: «Quello che dimentichi, razza di imbecille, è che così facendo si può almeno allentare qualche mattone». Il tentativo di Cunningham di mantenere intatta la supremazia navale britannica fu un fattore di cruciale importanza. Egli era determinato a dare battaglia e sconfiggere il nemico. L'attacco aereo alla flotta italiana a Taranto nel novembre del 40 fu un colpo da maestro. Cercò sempre di spingere la più potente flotta italiana allo scontro e ci riuscì, specialmente a Capo Matapan. Dopo aver trascorso un periodo di tempo a Washington, Cunningham tornò nel Mediterraneo, dove fu uno dei responsabili degli sbarchi anglo-americani dell'Operazione Torcia del 1942. Fu comandante in capo del Comando Navale Alleato del Mediterraneo e responsabile della campagna siciliana del luglio 43 e degli sbarchi di Salerno nel settembre dello stesso anno. Il generale di squadra aerea Arthur Longmore divenne il capo espiatorio della carenza di risorse della RAF nel Mediterraneo e nel maggio del 41 fu sostituito dal suo vice, Arthur Tedder. Entrambi riconoscevano la necessità di rinvigorire le risorse aeree di Malta e di migliorare la collaborazione tra forze aeree e marittime. Ma fu il generale di divisione aerea Kate Park, nel luglio del 42, a rivoluzionare la battaglia tattica combattuta a Malta. Fu lui a capitalizzare le rinvigorite risorse aeree e ad aumentare l'efficacia degli attacchi maltesi durante le importanti battaglie sulla linea di El Alamein dal luglio al novembre del 42. Inizia la battaglia per Malta. La piccola isola di Malta, con una popolazione di appena 270.000 abitanti, era sede di tre basi aeree e del porto della Valletta, l'unico ancoraggio inglese tra Gibilterra e Alessandria. L'isola si trova a 100 km dalla Sicilia e a 1.600 dalla base inglese più vicina, quella di Gibilterra. Era vulnerabile agli attacchi e difficile da rifornire, ma la sua posizione strategica era ideale per sferrare attacchi aerei e navali contro i convogli nazifascisti diretti in Nord Africa. Malta fu attaccata dall'aviazione italiana l'11 giugno del 40. I bombardieri dovettero affrontare tre obsoleti biplani Gloster Gladiator, opportunamente battezzati Fede, Speranza e Carità, l'unica difesa aerea di cui disponeva l'isola. Malta era anche priva di mezzi per l'attacco e in quei primi mesi i convogli italiani che portavano i rifornimenti e i rinforzi in Nord Africa non incontravano nessun ostacolo. Nel 40 Malta aveva 6 dei 7 battaglioni di fanteria considerati necessari per difenderla da una possibile invasione, ma era priva di difese aeree e antiaeree. Su una piccola isola rocciosa, piena di crepaci e avvallamenti, con una scarsissima superficie pianeggiante, le tre basi aeree disponibili potevano ospitare appena 5 squadriglie. 2 di esse erano destinate alle attività ricognitive, una era costituita da bombardieri Wellington, un'altra dagli aerosiluranti Swordfish. Una squadriglia di caccia Hurricane rinforzò la dotazione di biplani e un contingente di Hurricane fu dislocato a Malta non appena gli aerei furono disponibili. L'isola era ad appena 20 minuti di volo dalle basi aeree nemiche in Sicilia e non c'era abbastanza spazio per predisporre difese adeguate. Mancavano sistemi radar e di vedetta, così le difese dovevano essere attivate solo quando il nemico era già in fase di sorvolo. L'offensiva italiana. Il vuoto lasciato dai francesi nel Mediterraneo occidentale e l'iniziale incapacità di Malta di ostacolare i convogli italiani aveva consentito a Mussolini di rinforzare le sue truppe in Libia e in Cirenaica. Il duce, che sognava di entrare trionfante al Cairo in sella a un cavallo bianco, lanciò un'offensiva contro l'Egitto. Gli italiani attaccarono dapprima con il maresciallo Balbo e poi sotto il comando del maresciallo Graziani. Era il 13 settembre del 40.
L'aggressione, insieme all'attacco italiano in Grecia nell'ottobre dello stesso anno, diede uno scossone ai piani di Churchill dopo la caduta della Francia. L'offensiva fascista in Egitto fu prudente. La decima armata di Graziani avanzò per circa 100 chilometri con la fanteria appoggiata da 72 carri armati M11 di fabbricazione italiana, considerati tra i peggiori della Seconda Guerra Mondiale, più lenti, meno resistenti e meno armati di quelli inglesi. Dopo aver occupato una linea di fortificazioni, Graziani si fermò e si mise sulla difensiva. Il suo esercito di 250.000 uomini dovette affrontare un contingente di appena 36.000 soldati tra inglesi e cittadini del Commonwealth. Una simile offensiva fu lanciata dall'Africa orientale italiana, dove il Duca d'Aosta invase il Sudan e il Kenya e si impadronì della Somalia britannica, con una forza di 91.000 soldati appoggiati da 200.000 abissini e 352 vecchi aerei dell'aviazione italiana. Mussolini fece seguire a queste offensive l'invasione della Grecia dall'Albania occupata. La Gran Bretagna diede immediatamente il suo sostegno alla Grecia con 5 squadriglie di bombardieri della RAF, in rispetto dell'accordo anglo-francese del 39 che garantiva l'indipendenza della Grecia. Gli aerei inglesi affiancarono i greci nella loro fiera resistenza contro l'esercito italiano, che, sebbene temibile sulla carta, era in realtà male equipaggiato e poco disposto a lottare contro il più piccolo e apparentemente malmesso esercito greco. L'offensiva italiana fallì miseramente. I greci contrattaccarono nel novembre del 40, ricacciando gli italiani in Albania. Sembrò per un certo periodo di tempo che gli italiani avrebbero finito per perdere il controllo dei porti sull'Adriatico, vitali per rifornire le truppe dislocate in Albania. Fu una sconfitta umiliante, inferta ai fascisti da un piccolo esercito, poco preparato e dai mezzi limitati, ma che riuscì ad avvalersi dell'aiuto di Churchill. Il successo greco si accordava bene con la volontà di Cunningham di dare battaglia agli italiani in mare. Così le navi della flotta britannica nel Mediterraneo presero ad attaccare i porti italiani dell'Adriatico. Cunningham decise anche di sferrare un attacco alla base navale di Taranto. Sapeva bene, infatti, che le navi più importanti della flotta italiana si trovavano tutte lì, nel principale arsenale navale della Marina italiana. L'attacco a Taranto. Alle 20.35 dell'11 novembre del 40, la prima ondata di 12 string bags, insieme agli Swordfish, decollò dal ponte della Illustrious, comandata dal capitano di corvetta Kenneth Williamson, dell'815 squadriglia della flotta aerea. Un'ora dopo furono seguiti da 9 string bags dell'819 squadriglia, comandati dal capitano di corvetta Hale. Poco prima del tramonto, Cunningham aveva dato il segnale alla Illustrious che si era mossa con la sua scorta per raggiungere la posizione ideale dalla quale lanciare l'attacco, 300 chilometri a sud di Taranto. Il destino della guerra nel Mediterraneo era sulle spalle di quei 42 piloti, nei loro aerei obsoleti. Gli aerei che quella notte rombarono verso la costa italiana erano dotati di siluri, razzi e bombe. Le bombe erano destinate agli incrociatori e ai cacciatorpediniere italiani per sviare l'attenzione della contraerea, mentre i razzi al magnesio avrebbero illuminato i bersagli da colpire con i siluri. Gli aerei ricognitori Maryland, provenienti da Malta, avevano localizzato gli aerostati di sbarramento che proteggevano il porto. Ma i lenti Swordfish avrebbero dovuto vedersela con il fuoco di 6 corazzate, 9 incrociatori, un gran numero di cacciatorpediniere e con le 21 batterie della contraerea, oltre a circa 200 armi automatiche a corto raggio guidate dai riflettori della base navale. Gli string bags si ritrovarono in una tempesta di fuoco, ma riuscirono a farsi strada fino ai loro bersagli illuminati dai razzi. 2 aerei furono abbattuti. Ma quando l'ultimo della squadriglia superò indenne il fuoco di sbarramento della contraerea, 3 corazzate italiane stavano già perdendo carburante. La nuova corazzata Littorio era stata colpita da 3 siluri e la Duilio da 1. Sarebbero rimaste inutilizzabili per 5 o 6 mesi. La terza corazzata, la Cavour, finì spiaggiata con le torrette di prua lambite dalle onde. Non prese mai più il largo. In un solo attacco, la potenza navale italiana, in termini di corazzate, era stata dimezzata. Il capitano di corvetta Kenneth Williamson, che aveva guidato la prima ondata dell'attacco, fu abbattuto e preso prigioniero insieme al suo ufficiale osservatore. Fu distrutto anche un altro Swordfish e gli equipaggi di 2 aerei rimasero uccisi.
Nella notte del 12 novembre del 40, tutti gli aerei superstiti, alcuni dei quali abbastanza mal ridotti, erano tornati sul ponte della Illustrious. Al costo di due soli aerei abbattuti, gli inglesi erano riusciti a riequilibrare a loro vantaggio le forze navali nel Mediterraneo. Il giorno successivo, tutte le navi italiane in grado di navigare abbandonarono il porto di Taranto per dirigersi verso lidi più sicuri. Si allentò così la minaccia italiana sui convogli britannici. Fu un'operazione azzardata ma ben riuscita, che si rivelò uno dei punti di svolta della storia della Marina. Rappresentò per gli italiani un'umiliazione dal punto di vista del morale e dell'orgoglio, ma sebbene gli inglesi avessero ora la supremazia navale nel Mediterraneo, ciò non era tanto importante quanto sembrava. L'operazione inglese rese evidente la decisiva importanza dell'aviazione nella strategia bellica navale. Il successo di Cunningham a Taranto ebbe una forte influenza sull'organizzazione dei giapponesi dell'attacco a Pearl Harbor. Taranto e Pearl Harbor segnarono la fine dell'era della supremazia delle corazzate. Ancora oggi, una flotta può prendere il largo in tutta sicurezza solo se gode della protezione dell'aviazione. Le navi di Cunningham poterono da quel momento in poi operare a loro piacimento in tutto il Mediterraneo centrale. Campioni fece un timido tentativo per contrastare l'avanzata dei convogli britannici da Alessandria e Gibilterra a Malta, ma quando i due schieramenti si trovarono a breve distanza nei pressi di Capo Spartivento, Campioni non volle mettere a repentaglio le due corazzate rimaste e batté in ritirata verso Napoli. Fu il canto del cigno di Campioni e Mussolini lo sostituì con l'ammiraglio Iachino, la cui gestione della flotta di incrociatori gli era valsa la reputazione di impavido comandante. L'operazione Compass. Nel febbraio del 41, in Africa settentrionale, le forze britanniche e del Commonwealth di stanza in Egitto respinsero il ben più corposo esercito italiano in Libia. La battaglia combattuta sulla terraferma divenne un'altalenante successione di scontri dominata dai tentativi di ottenere la supremazia in aria e in mare. Inoltre, dal punto di vista logistico, era complicato rifornire delle armate via terra lungo un singolo asse parallelo al Mediterraneo, con i mezzi costretti a percorrere centinaia di chilometri di deserto in un'area con strutture carenti o addirittura distrutte. Le difficoltà dell'avanzata di terra erano già enormi, anche senza dover combattere un nemico. L'operazione Compass fu organizzata come un'offensiva limitata. Il suo obiettivo era di mettere l'Egitto al riparo da ogni ulteriore avanzata italiana, ma Churchill vi vide anche la prospettiva di aprire il porto di Bengasi agli inglesi e di ottenere basi aeree per supportare Malta e permettere ai convogli di muoversi liberamente nel Mediterraneo. Le risorse a disposizione della Western Desert Force del generale O'Connor rimasero sempre limitate o destinate da Wavell ad altre esigenze. Il 19 dicembre il generale O'Connor sferrò un vittorioso attacco alle postazioni italiane di Sidi Barrani e a una serie di guarnigioni dislocate lungo la frontiera. La cacciata degli italiani dal confine egiziano fu ottenuta grazie a un contingente di fanteria indiano a bordo di mezzi presi in prestito dai neozelandesi, impiegato in supporto ai corazzati britannici. Dopo questo primo successo, le brigate indiane furono spedite a partecipare alla campagna di Abissinia e Somalia e furono sostituite dagli australiani della sesta divisione, i quali raggiunsero Bardia verso la fine di dicembre del 40. Lo spionaggio inglese aveva enormemente sottovalutato la forza del 23° corpo d'armata del generale Bergonzoli, molto più consistente del continente inglese. La veemente resistenza italiana condusse a giorni di aspri combattimenti prima che le due brigate della sesta divisione australiana conquistassero la città, prendendo 40.000 prigionieri, 400 cannoni, più di 100 carri armati e centinaia di mezzi di trasporto, molti dei quali, insieme ai cingolati, furono in seguito impiegati dagli alleati. Il porto fortificato di Tobruk cadde nelle mani degli australiani dopo combattimenti altrettanto aspri tra il 21 e il 22 gennaio del 41. Appoggiati dagli attacchi dei bombardieri Blenheim e dalle navi al largo, gli australiani, comandati dal generale Mackay, ebbero ragione delle difese nemiche e nel tardo pomeriggio del secondo giorno di combattimenti la guarnigione di 25.000 uomini si arrese con 208 cannoni e 87 carri armati.
I caduti nelle file del 13° corpo di O'Connor superarono di poco i 400 soldati, di cui 355 australiani, che dimostrarono che il loro valore in battaglia non era inferiore a quello mostrato dai loro padri nella Prima Guerra Mondiale. Le strutture portuali furono riparate immediatamente e Tobruk fu pronta a ricevere i primi convogli già il 24 gennaio. Ciò accrebbe l'importanza di questi porti nordafricani. Essi offrivano una più comoda alternativa alle complicate vie di terra che costringevano i convogli con i rifornimenti a lunghe marce sull'unica strada percorribile della costa. Inoltre, i porti permettevano di stabilire delle basi aeree, utilissime per fornire la necessaria protezione ai convogli navali. La vittoria di O'Connor colse di sorpresa Wavell e Churchill, concentrati sugli eventi in corso nei Balcani e sul successo dei greci sugli italiani in Albania, e dunque poco disposti a impegnare la macchina bellica inglese in un'ulteriore avanzata su Tripoli. Churchill era il maggiore sostenitore della necessità di dedicarsi alla Grecia. Sebbene fosse evidente che l'eroica difesa greca sarebbe stata inutile contro la ben più potente forza bellica tedesca, ciò non gli impediva di sognare un fronte balcanico opposto a Hitler. Churchill era anche consapevole dell'impegno preso dalla Gran Bretagna verso la Grecia nell'aprile del 39, quando l'Italia aveva invaso l'Albania. Il presidente greco, il generale Metaxas, respinse le iniziali offerte d'aiuto. Temeva che queste avrebbero avuto come unico effetto quello di esporre la Grecia ancora più pericolosamente alle attenzioni dei tedeschi, che aspettavano solo un pretesto per attaccare. Il comandante in capo greco Papagos dichiarò che l'assistenza inglese non sarebbe stata solo inutile dal punto di vista politico e militare, ma anche strategicamente dannosa. Papagos riteneva che le due o tre divisioni che Wavell si era offerto di ritirare dall'Egitto per dislocarle in Grecia sarebbero state molto più utili in Africa, dove avrebbero potuto svolgere un'importante funzione strategica premendo verso Tripoli. In termini strettamente militari, Papagos aveva ragione, ma Churchill aveva altre intenzioni. Voleva dimostrare all'opinione pubblica americana e al presidente Roosevelt la ferma intenzione di combattere. Dopo una fase iniziale di scetticismo, Wavell accettò il fatto che la Grecia avesse la priorità sulle operazioni in Medio Oriente dopo la presa di Tobruk. Fece sapere a O'Connor che l'avanzata in Cirenaica prevedeva l'impiego di risorse che erano destinate ai Balcani. Una volta sollecitato il loro spostamento, O'Connor avrebbe dovuto fermarsi. L'ardita mossa di O'Connor, che il 7 febbraio del 41 attaccò a sud attraverso il deserto, aggirando Bengasi e bloccando la strada costiera a Bed Hafom, impedì alla decima armata del maresciallo Graziani la ritirata verso Tripoli. Un piccolo contingente inglese, costituito dalla quarta brigata corazzata, dotata di appena 40 carri armati e di una singola brigata di fanteria, fece 25.000 prigionieri italiani. La brigata fucilieri fu supportata da un reggimento di artiglieria. Questa brillante vittoria fu il culmine di una campagna che vide la distruzione di un intero esercito. La campagna in Cirenaica fu la prima vittoria inglese della guerra. La Western Desert Force di O'Connor aveva percorso 1.000 chilometri su una strada costiera e lungo aspre piste nel deserto. I comandanti italiani erano rimasti sbalorditi dalla mobilità del più piccolo contingente britannico. Gli italiani si erano ritirati su porti difesi da postazioni in cemento, filo spinato e mine con la copertura dell'artiglieria. Ma una volta aggirata o circondata, la fanteria italiana, priva di mezzi di trasporto, finì nelle mani del nemico. Il risultato fu la distruzione della decima armata italiana, mentre le forze dell'aviazione rimasero bloccate in Cirenaica. Un contingente inglese composto da non più di due divisioni, di cui una corazzata, aveva compiuto un'avanzata di 800 chilometri, distruggendo completamente 10 divisioni italiane. Le vittime furono 500, 1.375 furono i feriti e 55 i dispersi. Alle perdite italiane si andavano ad aggiungere 130.000 prigionieri, 380 carri armati e 845 cannoni. Anche 150 aerei furono distrutti o presi dagli inglesi. Graziani non condivise il destino con i suoi uomini. La sua reputazione era ormai distrutta, così dichiarò un esaurimento nervoso e si ritirò a vita privata. Intanto un'inchiesta ufficiale evidenziò il pessimo modo in cui aveva condotto la campagna. Bed Hafom offriva la prospettiva di un'avanzata verso Tripoli, che avrebbe messo al sicuro la costa nordafricana ed esercitato una pressione sul governo di Vichy in Algeria e Tunisia. Anche le campagne in Abissinia e in Somalia nel maggio del 41 videro la resa delle forze italiane. La totale disfatta degli italiani in Nord Africa fu evitata solo dalla determinazione di Churchill di aiutare la Grecia con l'impiego delle forze dislocate in Africa e dalla decisione di Hitler, presa a malincuore, di inviare rinforzi tedeschi guidati da uno dei suoi comandanti preferiti, il generale Erwin Rommel.
Missione in Grecia. Il 12 febbraio del 41, Churchill rese noto a Wavell che la priorità assoluta era aiutare la Grecia o la Turchia o entrambe. Ciò impedì che si investissero risorse per Tripoli, perdendo così un'importante opportunità strategica. La morte di Metaxas vide un cambiamento d'atteggiamento da parte del governo greco, che salutò con profonda gratitudine l'offerta inglese. Churchill alla fine convinse Wavell. Anch'egli, infatti, riteneva che la Gran Bretagna dovesse manifestare l'intenzione di dar vita a una coalizione balcanica per ottenere il sostegno americano. Wavell conosceva bene i rischi, riteneva l'operazione un azzardo, ma pensava anche che si trattasse di una mossa che fosse necessario tentare. La missione della Luster Force, questo è il nome del contingente creato per aiutare la Grecia, si basava sulla convinzione secondo la quale i greci si sarebbero ritirati dai confini albanesi e bulgari per arroccarsi sulla linea di Aliakmon, più facile da difendere. Ma l'orgoglio non permise ai greci di abbandonare i territori conquistati con tanta fatica e nessuno pensò mai di lasciare le pianure di Salonico al nemico senza combattere. Gli inglesi non presero in sufficiente considerazione il fatto che l'esercito greco, dopo gli aspri combattimenti in Albania, fosse esausto e che una ritirata avrebbe potuto trasformarsi in una disfatta. Inoltre, la dislocazione in Grecia di un contingente britannico lasciò pressoché sguarnite le postazioni in Egitto e nel deserto occidentale. L'esperto 13° corpo di O'Connor fu smembrato e tutte le risorse disponibili furono destinate alla Grecia. Il generale Wilson, che aveva prestato servizio con la divisione neozelandese durante la Prima Guerra Mondiale, fu posto al comando della Luster Force. Quest'ultima fu formata con le divisioni neozelandesi e la 6ª e 7ª divisione del primo corpo d'armata australiano, insieme alla prima brigata corazzata britannica. L'intervento tedesco. Hitler, intento a proteggere il suo fronte meridionale prima di muovere contro l'Unione Sovietica, giunse in Bulgaria il 1 marzo del 41. I primi elementi della Luster Force, e cioè la prima brigata corazzata e la principale brigata di fanteria neozelandese, non riuscirono a raggiungere la posizione prima della 3ª settimana di marzo, mentre il resto delle truppe del contingente giunsero sul posto solo alla fine del mese. Fu una gara di velocità tra i tedeschi e gli alleati e il traguardo era la linea di Aliakmon. Intanto l'esercito greco aveva manifestato il suo rifiuto di ritirarsi dalle sue postazioni di frontiera. Wavell dovette accettare il fatto che al loro arrivo in Grecia le sue truppe non avrebbero avuto alcuna possibilità di contenere l'avanzata tedesca, così ne organizzò l'evacuazione. La posizione britannica nel Mediterraneo risultò gravemente indebolita dall'impegno in Grecia e dall'arrivo della Luftwaffe nel gennaio del 41. Hitler ordinò al 10° Flieger Corps di assistere l'aviazione italiana e diede vita a un Afrika Corps, il cui comando fu affidato al generale Rommel con lo scopo di rafforzare la resistenza fascista in Tripolitania. Queste due mosse ebbero un impatto immediato sulla situazione nel Mediterraneo. L'intervento della Luftwaffe. Il 10° Flieger Corps del generale Geisler, il corpo della Luftwaffe specializzato negli attacchi alle navi, fu trasferito dalla Norvegia alla Sicilia. Il suo arrivo ebbe un effetto immediato. La flotta di Cunningham fu sorpresa al largo di Pantelleria mentre scortava un convoglio diretto a Malta. Era il 10 gennaio del 41. In confronto ai bombardamenti dell'aviazione italiana, praticamente inefficaci, le tattiche della Luftwaffe furono una rivelazione. Gli Stuka, aerei per il bombardamento in picchiata, arrivavano in gruppi da tre direzioni, in formazione a coda di rondine o a quadrifoglio, e scendevano in picchiata attraverso il fuoco di sbarramento dei cannoni da 114 mm e dell'artiglieria antiaerea. La portaerei Illustrious scomparve in una nuvola di spruzzi d'acqua e fumo. Le bombe colpirono le batterie dei cannoni antiaerei, facendo morti e feriti tra l'equipaggio. Una bomba cadde sulla rampa di lancio, incendiando l'aereo appeso al suo gancio. Le bombe distrussero gli aerei, misero fuori uso i cannoni, mieterono vittime. Con il timone fuori uso e i ponti inferiori in macerie, il comandante dovette affidarsi ai soli motori principali per portare la vacillante portaerei fino a Malta sotto il pesante attacco aereo. Anche una nave di scorta, l'incrociatore Southampton, fu colpito pesantemente e affondò.
I danni subiti dall'Illustrious comportarono per Cunningham la perdita del suo essenziale supporto aereo, così dovette essere inviata la portaerei Formidable per colmare tale lacuna. I raid aerei su Malta si intensificarono tra gennaio e aprile del 41 durante le campagne di Grecia e di Creta. I primi attacchi massicci si verificarono il 16 gennaio nel tentativo di distruggere la Illustrious. Ogni attacco veniva portato da 40 a 80 aerei che partivano dalle loro basi in Sicilia a soli 20 minuti di volo da Malta. La Illustrious fu colpita ma non riportò gravi danni, le strutture del porto però furono distrutte. La Illustrious riuscì a lasciare Malta il 23 gennaio e a raggiungere Alessandria nonostante i ripetuti attacchi aerei. Da quel momento in poi, ogni movimento navale richiese l'impiego di tutte le risorse disponibili e la mancanza di copertura aerea rendeva le navi vulnerabili. L'arrivo della Luftwaffe segnò la fine del traffico navale nel Mediterraneo. Con la discesa in campo della Luftwaffe divenne evidente che la marina inglese, per riguadagnare libertà di movimento nel Mediterraneo, avrebbe dovuto rinforzare Malta con aerei da combattimento e utilizzarla anche come base per i sommergibili per attaccare il naviglio italiano. Nonostante la presenza della Luftwaffe, la forza H di stanza a Malta sotto il comando dell'ammiraglio Somerville effettuò un'ardita incursione nel Golfo di Genova nel tentativo di distruggere quelle che sembravano due navi da guerra italiane ancorate in porto. Si trattava invece di un'unica nave che non venne comunque colpita. La battaglia di Matapan. Nel marzo del 41 gli inglesi vennero a conoscenza dei movimenti del traffico navale italiano. Cunningham venne informato che gli italiani avevano cercato di intercettare il convoglio britannico incaricato del trasporto della Luster Force in Grecia. Il generale deviò la rotta del convoglio, tenendo sempre pronta una forza composta da 4 incrociatori e 9 cacciatorpediniere. Gli inglesi salparono comunque da Alessandria con uno squadrone da battaglia e la portaerei Formidable, con a bordo 24 aerei, tra cui 13 caccia Fulmar e 4 aerosiluranti Swordfish. Il 27 marzo le ricognizioni aeree indicarono che la marina italiana si trovava in rotta verso Creta. L'ammiraglio Iachino era salpato con 3 gruppi da battaglia, uno dei quali comprendeva la nave da guerra Vittorio Veneto. Il suo obiettivo era attaccare il naviglio mercantile e i convogli, ma nel caso la situazione si fosse rivelata favorevole, anche le navi da guerra inglesi. Gli incrociatori inglesi vennero investiti per primi dal fuoco dei cannoni della nave da guerra italiana. Cunningham fece decollare gli aerei della Formidable e, incalzando la Vittorio Veneto con i suoi incrociatori, la costrinse a interrompere il fuoco. Un secondo attacco di 3 Albacores e 2 Swordfish andò a segno sulla nave italiana. Nello scontro rimase ucciso il capitano di corvetta J. Daniel Stead. Anche i bombardieri della RAF con base in Grecia sferrarono una serie di attacchi contro la flotta italiana, ma senza successo. Era il primo esempio di azione combinata tra la RAF e la flotta britannica del Mediterraneo contro una flotta nemica in mare aperto. Cunningham ordinò un terzo attacco, ma gli aerei non furono in grado di colpire la Vittorio Veneto, in quanto ostacolati dal fuoco della contraerea, dal bagliore dei riflettori e dal fumo. Ma nella confusione che ne seguì, riuscirono a colpire uno degli incrociatori di scorta, il Pola. Cunningham ritenne che la Vittorio Veneto fosse danneggiata e così decise di attaccarla direttamente. Alle 9:11 di sera, il radar della Valiant intercettò il segnale di un oggetto fermo in mare. Le navi da guerra Warspite, Valiant e Barham si avvicinarono, ma vennero investite dal fuoco dei cannoni della Zara e della Fiume, accorse in aiuto del Pola.
aiuto dei riflettori, le tre navi da battaglia crivellarono gli incrociatori, i quali, nonostante fossero dotati di cannoni sia a poppa che a prua, rimasero inermi. Erano del tutto impreparati ad un'azione notturna. Ben presto le navi presero fuoco. Vennero entrambe affondate e mentre i cacciatorpediniere di Cunningham erano ancora alla ricerca della Vittorio Veneto, si imbatterono nel Pola ormai fuori uso. Dopo aver tratto in salvo il suo equipaggio, lo affondarono con i loro siluri. La perdita di tre incrociatori così rapidi, due cacciatorpediniere e ben 2.400 uomini a fronte di un solo aereo tra le forze britanniche fu un ulteriore duro colpo per gli italiani. La caduta della Grecia. Nel frattempo, in Grecia, la divisione neozelandese e la sesta divisione australiana occuparono in tutta fretta la linea di Aliakmon. Nonostante la copertura fornita da diverse squadriglie della RAF e da due squadriglie di bombardieri della forza di aviazione del deserto occidentale, il confronto con gli 800 aerei della Luftwaffe era del tutto impari. Il 6 aprile del 41, la 12ª armata del feldmaresciallo Sigmund List invase simultaneamente la Grecia e la Jugoslavia con l'appoggio delle armate ungheresi e italiane. Il 17 aprile, la Jugoslavia si arrese. Le forze di List si aprirono un varco presso il valico di Monastir, aggirando non solo l'esercito greco di stanza in Albania, ma anche l'intera linea del fronte di Aliakmon. Dopo aver fermato l'avanzata tedesca sul Monte Olimpo e il passo Servia, il corpo Anzac, posto sotto il comando del generale Thomas Blemmy, fu costretto alla ritirata dalla sua postazione ormai aggirata e posta sotto il costante fuoco dell'aviazione. Seguirono una serie di azioni diversive con le forze britanniche costrette a rischiare con i convogli durante il giorno per evitare di rimanere tagliate fuori dalla rapida avanzata delle colonne tedesche. Wilson, il comandante britannico, venne tenuto informato delle mosse tedesche, ma ciò non fu sufficiente a fermare la loro rapida avanzata che poteva contare sull'efficace copertura dell'aviazione. Il 21 aprile venne deciso di evacuare la Grecia e lo stesso giorno l'esercito greco sul fronte albanese si arrese. Il corpo Anzac riuscì a tenere la linea delle Termopili, mentre Cunningham radunava tutto il naviglio disponibile per l'evacuazione delle forze di stanza in Grecia. L'imbarco dei soldati iniziò la notte del 24 aprile e andò avanti per 7 notti. La flotta per l'evacuazione consisteva di 7 incrociatori, 20 cacciatorpediniere, 2 navi d'assalto e 19 navi da trasporto truppe di media grandezza. Le forze della RAF erano già state neutralizzate e anche gli ultimi aerei vennero evacuati da Creta, lasciando così alla Luftwaffe il totale controllo dei cieli. 2 cacciatorpediniere e 4 navi da trasporto truppe vennero affondate. Per accelerare le operazioni di evacuazione, le truppe vennero scaricate in tutta fretta a Creta, anziché essere riportate in Egitto. Un coraggioso attacco dei paracadutisti tedeschi permise la presa del ponte sul canale di Corinto, interrompendo così i collegamenti tra molte unità dislocate sulle spiagge. Le navi inglesi riuscirono ugualmente ad evacuare molti soldati. L'unica eccezione fu Kelemata, dove circa 7.000 soldati vennero circondati e costretti alla resa. L'evacuazione fu completata la notte del 30 aprile, sebbene nei mesi successivi piccoli gruppi continuassero a fuggire a bordo di pescherecci o venissero raccolti dai sommergibili. Vennero evacuati 50.732 uomini della Luster Force, ma come a Dunkerque, tutti i carri armati, cannoni, equipaggiamenti, mezzi di trasporto e viveri vennero abbandonati. I soldati che sbarcarono a Creta o in Egitto possedevano a malapena i loro fucili. Mitragliatrici e mortai vennero invece scaricati sbrigativamente in mare da ufficiali troppo solerti, preoccupati unicamente di caricare a bordo il maggior numero possibile di uomini. La sconfitta in Grecia fece crollare quel castello di sabbia che erano ormai le postazioni britanniche nel deserto occidentale. L'impegno in Grecia venne definito dal generale Alan Brooke un errore strategico davvero stupido che regalò alle forze dell'asse l'iniziativa militare nella battaglia del Mediterraneo. La caduta di Creta. Circa 36.000 soldati della Luster Force, esausti e mal equipaggiati, vennero dunque fatti sbarcare a Creta. Churchill assegnò al comandante neozelandese, il generale Freyberg, il compito di difendere Creta dall'assalto nemico con le risorse a sua disposizione.
Freiberg non fu certo entusiasta del compito assegnatogli ed espose chiaramente il suo disappunto al comandante in capo, Wavell, il quale cercò di raccogliere più forze possibili, ma purtroppo senza risultati. Freiberg dovette accontentarsi delle esigue forze già dislocate sul territorio. I servizi segreti fornirono a Freiberg la data esatta dell'attacco tedesco, che inizialmente era stata fissata per il 14 maggio e poi spostata al 20 maggio del 41. Si attendeva un attacco via mare e via aerea e dunque approntò le misure difensive del caso. Capì che avrebbe dovuto cercare di difendere Maleme, la Baia di Suda, Retimo ed Eraclion e, data la distanza e le insufficienti vie di comunicazione, ognuna di queste battaglie si sarebbe dovuta combattere in modo indipendente. Posizionò i suoi battaglioni, i Black Watch, composti dagli Yorks, i Lancs e i Leicester, attorno ad Eraclion, con il supporto di un battaglione australiano, due carri armati della fanteria e sei carri armati leggeri con mitragliatrici e un certo numero di vecchi pezzi di artiglieria da campo per fornire un minimo di supporto agli artiglieri. A Retimo, una brigata australiana comandata dal generale Vesey rimase a presidio della guarnigione. L'area tra Canea e Maleme era invece sotto la responsabilità di una divisione neozelandese comandata dal generale Pattick, il diretto superiore di Freiberg. Alla quinta brigata del generale Hargest erano invece affidate le difese della base aerea di Maleme. Una brigata assemblata in tutta fretta, guidata dal colonnello Kippenberger, presidiava le colline di Galatas. Era composta da soldati greci male equipaggiati, tra cui una divisione di cavalleria e un battaglione composto da soldati di varie mansioni. Le maggiori preoccupazioni di Freiberg riguardavano la mancanza di copertura aerea e l'inadeguatezza della contraerea per la protezione del porto principale della Baia di Suda, impossibilitato a ricevere i rifornimenti necessari a sostenerne lo sforzo bellico. La superiorità dell'aviazione tedesca rendeva pericoloso il passaggio delle navi nelle acque a nord di Creta durante il giorno. I veloci cacciatorpediniere furono così costretti a rifornire Suda durante la notte, ma i rifornimenti erano insufficienti per 30.000 soldati inglesi e del Commonwealth, 11.000 greci, 15.000 prigionieri italiani e una popolazione locale di 400.000 abitanti. I tedeschi, nel maggio del 41, commisero comunque gravi errori durante l'invasione di Creta. Il generale Student era preoccupato che la guerra terminasse prima che i suoi paracadutisti e i Fliegerkorps 11 dimostrassero tutto il loro valore. Proprio come le forze britanniche ad Arnhem durante l'operazione Market Garden di 3 anni più tardi, Student era pronto a correre grandi rischi pur di assicurarsi un ruolo di primo piano nella marcia della vittoria di Berlino, che si riteneva ormai prossima. Creta invece si dimostrò un vero e proprio inferno. Student riteneva che la guarnigione di Creta fosse composta da non più di 5.000 effettivi, anziché i 30.000 di stanza sull'isola, 20.000 dei quali organizzati in unità da combattimento. Era convinto che il presidio di Eraclion fosse difeso da soli 400 uomini e addirittura che non fossero presenti truppe a Retimo. I paracadutisti, al contrario, si trovarono ad atterrare proprio su postazioni difensive ben munite, piene di cecchini. Queste ingenuità costarono ai tedeschi ingenti perdite. Nonostante la superiorità dell'aviazione e la possibilità di effettuare agevolmente ricognizioni aeree, la loro conoscenza del territorio era insufficiente. Le aree ritenute più idonee per l'atterraggio dei paracadutisti e degli alianti erano molto rocciose e quindi gli atterraggi furono molto difficoltosi. Si attendevano inoltre il sostegno della popolazione locale, uomini, donne e addirittura bambini dell'isola, i quali al contrario combatterono strenuamente a fianco dei soldati britannici e del Commonwealth contro l'invasore. Una serie di assalti dei paracadutisti il 20 maggio terminarono con un disastro. Vennero quasi tutti uccisi ancora in volo o eliminati subito dopo l'atterraggio. I tedeschi vennero sconfitti ad Eraclion e Retimo grazie all'azione delle truppe britanniche e australiane, le quali, seguendo le direttive di Freiberg, sferrarono una controffensiva andando addirittura incontro al nemico. Non riuscirono infatti a conquistare le colline di Galatas, né ebbe successo lo sbarco a Maleme e, nonostante venisse approntata una testa di ponte presso il fiume Tavronitus, i tentativi di prendere le colline del punto 107 di cruciale importanza strategica fallirono. Fu comunque a Maleme che il comandante neozelandese incaricato di presidiare il punto 107 si fece prendere dal panico e ritirò le truppe da quel luogo così importante. Di notte, dopo aver vinto la battaglia, inspiegabilmente si ritirò. La brigata neozelandese non sferrò un pronto contrattacco per riparare a questo errore e così l'iniziativa passò nelle mani dell'invasore. Nonostante una settimana di strenui combattimenti, la battaglia di terra per Creta era irrimediabilmente persa.
Le forze di Freiberg, ormai esauste, valicarono le montagne bianche fino a giungere al villaggio di Sfakia, da dove sarebbero poi state evacuate. Cunningham si trovò costretto ad evacuare i presidi dei porti di Heraklion e Retimo durante il giorno sotto il fuoco della Luftwaffe. Al contrario di Heraklion, non fu possibile evacuare con successo Retimo. Le navi, infatti, vennero intercettate dall'aviazione nemica che inflisse loro una sonora lezione. Gli attacchi aerei scatenarono l'inferno nella flotta di Cunningham. Un tentativo di sbarco con mezzi anfibi dei tedeschi venne sventato nella notte del 21 maggio, ma costò la perdita delle navi intercettate nelle acque a nord di Creta. Venne danneggiata la Warspite, affondati gli incrociatori Gloucester, Juno, Fiji e il cacciatorpediniere Greyhound. Il 23 maggio vennero affondati i cacciatorpediniere Kelly e Kashmir e durante l'evacuazione di Heraklion gli alleati persero anche l'incrociatore Calcutta e il cacciatorpediniere Imperial ed Airward, mentre vennero danneggiati seriamente gli incrociatori Dido e Orion. In risposta alle pressanti richieste del primo ministro neozelandese Peter Fraser, il 30 maggio Cunningham acconsentì a proseguire nel tentativo di evacuazione da Sfakia, ma dopo tali perdite l'operazione dovette essere abbandonata. Morirono 1.800 soldati inglesi con 12.000 prigionieri. 18.000 effettivi, tra cui anche 1.500 feriti, vennero invece evacuati, alcuni in piccole imbarcazioni, anche ben oltre la fine delle operazioni di evacuazione. La Marina Reale subì un totale di 1.828 morti e 183 feriti. Le perdite a Creta furono severe per la flotta di Cunningham, con una portaerei, 6 incrociatori e cacciatorpediniere danneggiati e 3 incrociatori e 6 cacciatorpediniere affondati. Quasi tutte le perdite furono causate dagli attacchi aerei. La vittoria della Luftwaffe fu schiacciante e la situazione per Cunningham si fece davvero difficile. La flotta italiana, infatti, poteva contare su 4 navi da guerra e ben 11 incrociatori, a fronte di 2 navi da guerra, 3 incrociatori e 13 cacciatorpediniere della flotta alleata. Le perdite a Creta per la RAF, come per la Luftwaffe, furono ingenti. Cunningham aveva comunque il compito di intercettare i convogli diretti in Nord Africa, ma ormai con scarse risorse a sua disposizione. Le perdite tedesche a Creta ebbero conseguenze fatali anche per la successiva battaglia del Mediterraneo. Hitler, infatti, perse la fiducia nei paracadutisti. Non voleva più ripetere un'altra Creta. La loro missione successiva fu infatti la presa di Malta, che però venne rimandata. Ma alla fine le risorse della Luftwaffe vennero ridistribuite per l'operazione Barbarossa. Si trattò di una decisione con conseguenze fatali. Il tracollo nel deserto occidentale. Creta pose fine alle grandi ambizioni dell'aviazione tedesca, ma fu anche l'ennesimo disastro per Wavell. Il suo fragile castello di sabbia crollò definitivamente con le operazioni in Grecia e provocò il tracollo in tutto il teatro del Mediterraneo. I servizi segreti inglesi preannunciarono l'arrivo degli Africa Corps a Tripoli per sostenere le postazioni italiane. Wavell era convinto che i tedeschi non avrebbero tentato l'avanzata prima di maggio e sebbene l'alto comando tedesco avesse alimentato questo sospetto, né i superiori di Wavell né quelli di Rommel avevano fatto i conti con la personalità del generale preferito di Hitler. A una settimana dallo sbarco, Rommel spinse le ricognizioni aeree fino a Nofilia. Resosi conto della debolezza delle difese britanniche, il 24 marzo portò a termine la presa di El Agheila e il 1 aprile quella di Mersa Brega. Convinto dell'imminente disfatta nemica, trasformò i raid esplorativi in una vera e propria avanzata. Appena arrivato a Tripoli, ordinò a 15 divisioni panzer un'avanzata graduale. Al comando della divisione corazzata Ariete, Rommel aggirò le esigue forze comandate dal generale Niem e, attraversando così la Cirenaica, puntò verso la frontiera egiziana. I successi di O'Connor ebbero così fine. Sia lui che Niem, infatti, vennero catturati nel caos di quell'infausto tentativo di ritirata. Morshed era al comando della nona divisione australiana che venne assediata nelle postazioni difensive di Tobruk. Già dal maggio del 41 Rommel si era stabilito a Sollum, sulla frontiera egiziana. La riconquista della Cirenaica da parte di Rommel, l'assedio di Tobruk e la caduta di Creta non erano le uniche fonti di preoccupazione per Wavell.
Era infatti scoppiata una rivolta in Iraq, supportata dalla Siria, all'epoca controllata dal governo di Vichy. Le forze libere francesi e australiane, sotto il comando del generale Lavarak, scatenarono una massiccia offensiva per occupare la Siria e il Libano. Ma non si trattò di un'impresa facile e nel corso della campagna la flotta del Mediterraneo perse altri 3 preziosi cacciatorpediniere. Nonostante il successo di queste ultime 2 campagne, lo spostamento di forze così esigue dal deserto occidentale non fece che aumentare le difficoltà di Wavell e Cunningham. A Tobruk, il generale australiano Morshed, soprannominato dai suoi uomini Ming lo Spietato, fanatico della disciplina e grande esperto di tattica militare, riuscì a trasformare la nona divisione in uno dei reparti più efficienti di tutto il teatro degli scontri. Ogni tentativo di Rommel di penetrare quel perimetro difensivo si infranse sulla difesa aggressiva e ispirata di Morshed. Tobruk riuscì a resistere grazie ai rifornimenti navali notturni organizzati da Cunningham, che non fecero mai mancare armi, munizioni e viveri, né truppe di rinforzo. Tutto ciò fu possibile grazie al sacrificio delle navi dello squadrone costiero, tra cui la cosiddetta flottiglia di ferri vecchi, che vide 25 sue navi affondate, tra cui una veloce posamine, 2 cacciatorpediniere e 3 sloop, la Auckland, la Parramatta e la Waterham, con altre 9 seriamente danneggiate. Senza queste navi, Tobruk sarebbe sicuramente caduta. La battaglia di Malta. Le basi aeree più importanti attorno a Bengasi erano state perse proprio quando Malta si trovava sotto gli attacchi costanti dell'aviazione nemica. I raid aerei tedeschi su Malta, dalle basi aeree della Sicilia, si intensificarono tra gennaio e aprile del 41, durante le campagne di Grecia e di Creta. Il porto era soggetto a bombardamenti in picchiata e a bassa quota degli Stuka e dei Messerschmitt 110, mentre i bombardieri Junker 88, Heinkel 111 e gli italiani Savoia effettuavano bombardamenti da alta quota. In risposta agli attacchi, solo 6 Hurricane e 3 Fulmar erano in grado di decollare dall'Illustrious e da un'altra portaerei sopravvissuta. Tuttavia, Malta era già preparata alla resistenza. I sommergibili classe U partivano dall'isola sfruttando le informazioni dei servizi segreti e in tal modo riuscivano a bloccare le navi cisterna che trasportavano carburante per le forze dell'asse. I piccoli classe U da 500 tonnellate non erano stati concepiti per un ruolo operativo, ma eccellevano nei fondali più bassi. Fra loro si distingueva Lufolder, comandato dal capitano di corvetta Wonklin, a cui poi sarebbe andata la Croce Vittoria per i suoi successi. Riuscì infatti ad affondare in successione diverse navi cisterna e nel maggio del 41 anche il transatlantico Conte Rosso, adibito al trasporto di merci e truppe. Ottenne anche altri successi prima di scomparire il 14 aprile del 42 in quella che sarebbe stata la sua 25esima missione di pattuglia. Controllato costantemente dai servizi segreti, nessun convoglio in transito per il Mediterraneo poteva sfuggire ad un attacco. Entrambi gli schieramenti dimostrarono coraggio, ma a prezzo di gravi perdite. Tra l'aprile e il giugno del 41 la flottiglia di Malta perse ben 5 sommergibili. Fu un duro colpo in previsione dell'offensiva di Rommel, che solo eliminando Malta come possibile minaccia avrebbe avuto campo libero. I Wellington della squadriglia 148 effettuarono dei bombardamenti sulle basi aeree siciliane, mentre gli Swordfish della squadriglia 830 operarono a fianco degli idrovolanti Sunderland per attaccare con successo i convogli diretti in Libia, anche quando i raid aerei sull'isola erano di massima intensità. Gli attacchi diminuirono quando gran parte della Luftwaffe venne ritirata per preparare l'operazione Barbarossa nel giugno del 41. Il ritiro di un numero cospicuo di aerei in un momento così critico permise a Malta di riorganizzare le proprie difese prima che i raid riprendessero nuovamente. Gli attacchi della decima flottiglia MAS. Nel luglio del 41 la decima flottiglia MAS sferrò un attacco al porto di La Valletta che però non ebbe successo. Si trattava di una forza italiana d'élite composta da speciali mezzi d'assalto e da piccoli sommergibili, gli SLC o siluri a lenta corsa, detti anche maiali. Una volta raggiunto in immersione il bersaglio, i 2 sub che guidavano i sommergibili staccavano la testata, fissandola sulla chiglia della nave nemica e azionando una spoletta a tempo. La decima flottiglia MAS portò a termine un discreto numero di operazioni che però non ebbero il successo sperato.
Ciò nonostante, riuscì ad affondare l'incrociatore York e una nave mercantile presso la baia di Suda il 26 marzo del 41. Il temerario raid su Malta della notte del 25 luglio venne effettuato da una forza composta dalla nave da guerra ausiliaria Diana, 8 motoscafi d'assalto e 2 siluri a lenta corsa. Il piano prevedeva che uno dei siluri aprisse un varco lungo la prima linea difensiva per l'accesso al porto. Successivamente sarebbero entrati in azione l'altro siluro e i motoscafi per attaccare direttamente le navi nemiche ancorate in porto. Al progettista di questo mezzo così ingegnoso, il tenente di vascello Tesci, venne assegnato il compito di aprire il varco, ma qualcosa andò storto e di lui non si seppe più nulla. A quel punto alcuni motoscafi si fecero esplodere nel tentativo di creare comunque una breccia, ma il radar aveva già localizzato i mezzi rimanenti che vennero subito distrutti. Il giorno dopo l'aviazione colpì e affondò altri 2 motoscafi, mentre la Diana riuscì a battere in ritirata. Nonostante la sua morte, l'opera di Tesci non rimase senza seguito. La 10ª flottiglia MAS, infatti, nel settembre del 41, distrusse 3 navi mercantili nel porto di Gibilterra, ma soprattutto, nella notte del 18 dicembre, 2 sommozzatori riuscirono a penetrare nel porto di Alessandria e a piazzare testate esplosive sulla chiglia della nave ammiraglia di Cunningham, la Queen Elizabeth, sulla Valiant e sulla nave cisterna Sagon. Le 2 navi da guerra vennero seriamente danneggiate e l'esplosione distrusse completamente la poppa della Sagona, danneggiando al contempo anche il cacciatorpediniere Jervis. Accanto all'opera efficace dei sommergibili tedeschi, questa coraggiosa azione dei sommozzatori italiani, che vennero comunque catturati prima che riuscissero a fuggire, decimò la flotta del Mediterraneo. La ritirata di Rommel. Gli entusiasmanti successi di Rommel nel corso del 41 furono un duro colpo per Churchill, ma il suo disappunto diminuì con l'inizio dell'operazione Barbarossa, ossia l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica e la contemporanea entrata in guerra degli Stati Uniti a seguito dell'attacco giapponese a Pearl Harbor del dicembre del 41. Nello stesso mese Churchill si recò a Washington per proporre una massiccia campagna anglo-americana in Nord Africa, l'operazione Ginnasta, come prima grande azione per sconfiggere il potere dell'asse in quel teatro di combattimenti. Nel frattempo, il generale Alan Cunningham, vincitore della campagna in Africa orientale e fratello dell'ammiraglio, venne scelto da Auchinleck per comandare l'ottava armata e lanciare così l'operazione Crociato, che si proponeva di sconfiggere gli Africa Corps di Rommel e prestare aiuto a Tobruk. La battaglia rese evidenti tutte le lacune dal punto di vista strategico dei britannici. Auchinleck stesso fu costretto a prendere il posto di Cunningham nel corso di questo infausto episodio. Le divisioni corazzate britanniche combatterono completamente separate dalla fanteria, venendo così surclassate dalla tattica sopraffina degli Africa Corps di Rommel, il quale ad ogni modo decise di spostarsi verso la frontiera proprio al culmine della battaglia, fornendo così al nemico l'occasione di riprendere fiato. Ma furono le risorse più che l'abilità tattica a decidere il destino dell'ottava armata. Tobruk venne salvata e Rommel costretto a ritirarsi oltre Bengasi. Ora tutta la Tripolitania era nuovamente in mano britannica. Malta aveva giocato un ruolo cruciale per interrompere la linea di rifornimenti di Rommel. Ora era il turno della RAF di occupare le basi aeree e supportare Malta. La repressione di Malta. Ancora una volta, Hitler rivolse la propria attenzione al Mediterraneo e al problema Malta. Una sua direttiva prevedeva lo spostamento dalla Russia alla Sicilia del Fliegerkorps II, il quale, accanto al Fliegerkorps X, andò a formare la Luftflotte II sotto il comando del feldmaresciallo Kesselring, che era al contempo il comandante in capo del raggruppamento meridionale e quindi, almeno sulla carta, di tutte le forze dislocate nella zona, incluse quelle di Rommel. Kesselring era una figura controversa che aveva però dimostrato tutta la sua abilità nel corso delle campagne di Polonia e di Francia. Era stato uno dei pochi a capire il ruolo cruciale dell'aviazione durante la battaglia d'Inghilterra del 40. Svolse un'attenta azione diplomatica per bilanciare gli interessi contrastanti tra Rommel in Nord Africa e il Comando Supremo italiano. Il sorridente Albert, come era soprannominato, sapeva essere all'occorrenza sbrigativo e brutale, come dimostrò il trattamento che riservò ai soldati italiani dopo la loro resa. Il suo maggiore fallimento fu l'incapacità di sostenere e portare a termine l'invasione di Malta. Kesselring venne ostacolato sia dall'alto comando italiano che da Rommel stesso, che convinse Mussolini a spostare il proprio obiettivo da Malta al Cairo.
Rommel non comprese che la presa del Cairo non poteva prescindere dalla conquista di Malta. Il compito di Kesselring era assicurare la protezione via mare e via aerea sulle rotte tra l'Italia meridionale e il Nord Africa. Per ottenere questo risultato doveva essere soffocata la potenza operativa di Malta. Allo stesso tempo occorreva spezzare il traffico navale britannico nel Mediterraneo, impedendo in primo luogo i rifornimenti destinati a Malta e Tobruk. Hitler aveva già predisposto il nuovo schieramento di sommergibili. Ciò ebbe un impatto immediato. Il 13 novembre del 41, l'U-81, comandato dal capitano di corvetta Guggenberger, silurò e affondò la portaerei Ark Royal di ritorno da una missione per fornire Hurricane di rinforzo per Malta. Al momento non era disponibile una portaerei di riserva e così, in un sol colpo, la forza H non fu più in grado di scortare altri convogli da Gibilterra a Malta. Ma ci furono altre perdite. Il 24 novembre l'U-331 del capitano di corvetta von Tiesenhausen intercettò la flotta alleata al largo di Sollum, riuscì a deludere la protezione dei cacciatorpediniere e a colpire con tre siluri la corazzata Barham, che si inclinò subito a sinistra. Seguì un'esplosione terrificante che disintegrò completamente la nave e in cui persero la vita ben 868 marinai. Il 13 dicembre l'U-557 affondò l'incrociatore Galatea al largo di Alessandria e nella notte del 18 dicembre avvenne il disastro per i mezzi della Forza K in azione al largo di Malta. All'alba del 19 dicembre tre incrociatori e quattro cacciatorpediniere della Forza K si imbatterono in un tratto minato. L'incrociatore Neptune affondò con tutto il suo equipaggio, mentre gli altri due, l'Aurora e il Penelope, vennero seriamente danneggiati. Nel tentativo di salvare il Neptune, il cacciatorpediniere Kandahar finì su una mina e successivamente affondato. In un solo giorno, ciò che restava della Forza K, una delle armi chiave di difesa di Malta, era stato spazzato via. I raid aerei ripresero con maggiore intensità dal dicembre del 41 fino all'aprile dell'anno successivo. In marzo e aprile su Malta cadde un numero di bombe doppio rispetto a quello sganciato su Londra durante il Blitz del 40, ben 6.700 tonnellate solo nel mese d'aprile. Per la popolazione maltese i bombardamenti divennero una consuetudine. Le vittime fra i civili furono 1.493 con ben 3.764 feriti. Dal 1 gennaio al 23 luglio l'interruzione più lunga dei bombardamenti durò appena 24 ore. I raid aerei avevano lo scopo di mettere fuori uso le basi da cui partivano i velivoli della RAF, che con notevole successo avevano interrotto i collegamenti sulla rotta italo-libica. Gli Hurricane riuscirono a decollare ugualmente, ma subirono perdite davvero pesanti. Alla fine di febbraio rimanevano a disposizione solo 11 aerei. Malta ormai non era più in grado di effettuare attacchi ai danni della flotta nemica. Era diventato quasi impossibile rifornire l'isola di cibo, carburante, armi e munizioni. Il tentativo di Cunningham di far giungere un convoglio protetto dal 15° squadrone di incrociatori dell'ammiraglio Vehan, partito da Alessandria, scatenò l'immediata reazione delle forze dell'asse. La corazzata Littorio dell'ammiraglio Iachino, supportata da tre incrociatori e due cacciatorpediniere, intercettò le forze di Vehan nel Golfo della Sirte. Il violento scontro fece registrare pesanti perdite su entrambi i fronti. Vehan ottenne però buoni risultati, impedendo agli italiani di avvicinarsi al convoglio. Ad ogni modo, l'azione combinata dell'aviazione e del naviglio nemico ritardò l'avanzata delle navi mercantili. Solo due delle sei navi del convoglio, infatti, riuscirono a raggiungere il porto di Malta, sotto violenti bombardamenti. Una venne affondata per impedire che le bombe raggiungessero le munizioni nella stiva. L'altra fu costretta ad allagare quasi tutte le stive. Delle 26.000 tonnellate di rifornimenti partite da Alessandria, solo 5.000 giunsero a Malta. In quel periodo gli attacchi erano continui. Gli ultimi elementi della Forza K vennero evacuati dal porto con le basi dei sommergibili sotto costante assedio. I dragamine non potevano liberare il canale per il passaggio dei sommergibili in uscita dal porto. Malta aveva perso ogni capacità offensiva. Il sovrintendente dell'arsenale dichiarò: «Nessun cantiere è più attivo, le darsene sono tutte inutilizzabili, manca quasi ovunque l'elettricità e sono fuori uso anche gran parte delle linee telefoniche». Si sperava che la schiacciante superiorità degli ultimi modelli di Messerschmitt sugli Hurricane venisse bilanciata dall'arrivo il 20 aprile di 46 Spitfire decollati dalla portaerei americana Wasp, ma era tale l'intensità del fuoco nemico che solo sei aerei raggiunsero l'isola in buone condizioni. Le operazioni anticonvogli potevano ora essere intraprese solo dagli aerei della RAF in partenza dalle basi di Bengasi, ma anche questa possibilità venne vanificata con la loro riconquista da parte di Rommel.
Grazie a un'impetuosa controffensiva iniziata nel gennaio del 42, ci furono una serie di schiaccianti vittorie tedesche nei confronti del generale Neil Ritchie, scelto da Auchinleck come comandante dell'ottava armata nel maggio dello stesso anno. Subito dopo ci fu la caduta di Tobruk e la frettolosa ritirata verso la linea di El Alamein, a circa 100 km da Alessandria, dove Auchinleck riprese il comando delle operazioni. L'impotenza di Malta e il saccheggio di Tobruk facilitarono l'avanzata di Rommel, ma fu solo la tenacia delle forze del Commonwealth, nonostante l'inettitudine dei suoi vertici, a consentire di mantenere le posizioni presso El Alamein, tenacia che venne dimostrata anche a Malta. Malta è salva. Malta riuscì a salvarsi, nonostante i numerosi piani di invasione e i tentativi di conquista, solo grazie ai convogli mercantili e alle navi veloci che da sole solcavano il Mediterraneo. Si corsero enormi rischi per rifornirla delle materie prime più essenziali, cibo, munizioni e carburante. 31 delle 86 navi di rifornimento inviate sull'isola tra l'agosto del 40 e l'agosto del 42 vennero affondate e molte di quelle scampate agli attacchi arrivarono comunque alla Valletta gravemente danneggiate. Oltre agli attacchi aerei e dei sommergibili, le forze dell'asse approntarono una barriera di mine quasi impenetrabile intorno all'isola. Fu proprio nell'aprile del 42, il mese per il quale venne assegnata a Malta la Croce George per il coraggio e l'eroica resistenza opposta al nemico, che le mine costrinsero la flottiglia di sommergibili ad abbandonare l'isola. Le risorse a disposizione erano ormai sotto il livello di guardia e l'isola era più che mai vulnerabile agli attacchi. L'operazione Hercules era il nome in codice per l'ormai prossima invasione di Malta. Sarebbe dovuta scattare una volta che Rommel avesse conquistato Tobruk e la frontiera egiziana. Avrebbe poi atteso lì, mentre i paracadutisti italiani della divisione Folgore, insieme a quelli tedeschi, avrebbero iniziato l'assalto all'isola. Subito dopo sarebbero entrati in azione i mezzi navali. Completata la presa di Malta, Rommel avrebbe proseguito la sua avanzata verso il delta del Nilo. Ma proprio nel momento di massima debolezza di Malta, Rommel persuase Mussolini a spostare il fulcro del suo interesse da Malta al Cairo. Il 10 maggio del 42, Kesselring comunicò a Hitler che Malta era stata definitivamente conquistata. Hitler decise allora, nonostante le obiezioni italiane, di rimandare l'operazione Hercules. Fu una decisione dalle conseguenze fatali. Il volubile Rommel era riuscito a dimenticare l'avvertimento che lui stesso aveva pronunciato a Berlino nell'assumere il comando delle forze in Nord Africa nel febbraio del 41. Senza la presa di Malta, l'asse finirà per perdere il controllo del Nord Africa. I ritardi e la mancata invasione fornirono a Malta una preziosa tregua, vitale per riorganizzare le proprie difese, anche se l'afflusso di rifornimenti era ancora molto difficoltoso. Le razioni per i civili erano state ridotte a 280 grammi di pane al giorno e mancavano del tutto il carburante e la luce elettrica. Tra il 14 e il 16 giugno del 42 venne effettuato un tentativo di far giungere due convogli a Malta. Il convoglio Harpoon, salpato da Gibilterra, era composto da 11 navi mercantili protette da una corazzata, due portaerei, tre incrociatori e 8 cacciatorpediniere e anche dall'incrociatore Cairo e altre 9 cacciatorpediniere. Contemporaneamente salpò il convoglio Vigorous, composto da 6 navi mercantili scortate dagli incrociatori e portaerei della flotta del Mediterraneo. Il successore di Cunningham, l'ammiraglio Harwood, guidò insieme al generale di squadra aerea Tedder una serie di operazioni coordinate tra forze navali e aeree per cercare di far arrivare il convoglio a destinazione. L'Harpoon subì gli attacchi costanti dell'aviazione nemica che culminarono in uno scontro con gli incrociatori italiani a sud di Pantelleria. L'incrociatore Cairo e gli altri cacciatorpediniere di scorta ingaggiarono uno scontro impari che li vide subire la perdita di 2 cacciatorpediniere e il danneggiamento di un incrociatore, un dragamine e altri 3 cacciatorpediniere. Solo 2 delle 11 navi mercantili raggiunsero Malta. Il risultato fu comunque migliore di quello ottenuto dalle 6 navi del convoglio Vigorous, nessuna delle quali riuscì ad arrivare sull'isola nonostante il sacrificio dell'incrociatore Hermione e di 3 cacciatorpediniere. L'arrivo di 61 Spitfire fornì all'isola quella copertura di cui aveva bisogno per fronteggiare al meglio i raid nemici. Fatto ancora più importante fu l'arrivo del generale di divisione aerea Kit Park come comandante delle forze d'aviazione maltesi. Park, infatti, era considerato uno dei personaggi chiave nella vittoria ottenuta dalla RAF durante la battaglia d'Inghilterra del 40 e a Malta ottenne risultati analoghi.
Fino a quel momento, infatti, i caccia erano stati impiegati con compiti di pura difesa, attaccando gli aerei nemici solo dopo che questi avevano sganciato le loro bombe. Park elaborò un piano per attaccare i bombardieri nemici mentre erano ancora in fase di avvicinamento all'isola. Le perdite per la Luftwaffe aumentarono notevolmente, mentre il numero di bombe sganciate diminuì di circa la metà. L'operazione Pedestal. A metà luglio era stato sminato un tratto sufficiente da permettere il ritorno della flottiglia di sommergibili. Tuttavia, la popolazione civile era ormai allo stremo e fu solo con l'arrivo del convoglio Pedestal in agosto che venne evitata la capitolazione dell'isola. Il 10 agosto, 14 navi mercantili del convoglio Pedestal salparono da Gibilterra dirette a Malta. Erano tutte molto veloci e tra esse c'era anche la nave cisterna Ohio con equipaggio britannico. La forza di scorta annoverava 4 portaerei, 2 corazzate, 7 incrociatori e 24 cacciatorpediniere. Fu il convoglio sottoposto agli attacchi più duri di tutta la campagna del Mediterraneo. L'aviazione dell'asse contava 540 aerei in appoggio a uno squadrone di incrociatori italiani che già nel giugno precedente aveva attaccato efficacemente il convoglio Harpoon. Ad andare a segno per primo fu l'U-73 che colpì la Eagle con 4 siluri affondandola a nord di Algeri. Feroci furono gli scontri nei cieli con i caccia impegnati a tenere lontani dal convoglio e dalla scorta i bombardieri e gli aerosiluranti nemici. I sommergibili italiani colpirono e affondarono l'incrociatore Cairo, danneggiando seriamente il Nigeria, ma soprattutto un siluro aprì una falla sulla fiancata della Ohio, facendo scoppiare un incendio a bordo. La nave venne subito abbandonata, ma poi l'equipaggio risalì a bordo e dopo aver domato le fiamme riuscì a condurla faticosamente a Malta. Le navi mercantili e di scorta furono bersaglio di bombe di profondità, attacchi dei sommergibili e degli incrociatori italiani, i quali vennero messi in fuga quando venne fatto loro credere che i bombardieri della RAF si preparavano ad un attacco. Solo 2 di essi vennero silurati dal sommergibile Unbroken, comandato dal tenente di vascello Mars. Il 13 agosto le navi mercantili Port Chalmers, Rochester Castle e Melbourne Star salparono dalla Valletta tra l'entusiasmo della folla ammassata sulle banchine del porto. Ad appena 70 miglia ad ovest del porto, la Ohio, seriamente danneggiata, incedeva lentamente, circondata da uno scudo protettivo di cacciatorpediniere e dragamine. Fu attaccata nuovamente proprio nei pressi di La Valletta. Una bomba aprì un'altra falla sul lato dello scafo e la nave rischiò di affondare. Riuscì comunque ad entrare in porto con il suo prezioso carico di carburante e cherosene. Malta era così in salvo. Il Pedestal aveva subito la perdita di 9 navi mercantili, della portaerei Eagle e di 2 incrociatori, ma aveva ottenuto un'importante vittoria strategica. Fu l'ultimo convoglio diretto a Malta ad essere affrontato così duramente. La riorganizzazione di Malta come base aerea e di sommergibili portò a un'efficace controffensiva nei confronti dei convogli libici. Grazie alle informazioni dei servizi segreti, la RAF riuscì ad affondare numerose navi nemiche. Anche i sommergibili britannici fecero la loro parte, silurando moltissime navi. La loro azione congiunta fece sì che venisse affondato il 24% del naviglio delle forze dell'asse destinato a rifornire il Nord Africa. Tobruk divenne una destinazione troppo pericolosa per le navi tedesche, che vennero dunque deviate verso Tripoli e Bengasi, rispettivamente a 2.000 e 800 chilometri dalla linea del fronte di Rommel. Tra il giugno del 40 e il dicembre del 42, l'Italia subì la perdita del 72% della propria flotta mercantile nel Mediterraneo. Fu Malta a far sì che Rommel perdesse la battaglia dal punto di vista logistico nei mesi cruciali del fronte di El Alamein, tra il luglio e il novembre del 42. Sulla terraferma, il generale Alexander aveva rimpiazzato Auchinleck, mentre a capo dell'ottava armata venne nominato il generale Bernard Montgomery, il quale fu in grado di mettere insieme risorse sufficienti prima di esaudire le richieste di Churchill che premeva per un'offensiva. In agosto riuscì a contenere l'ultima offensiva di Rommel presso Alam Halfa e successivamente piegò la sua resistenza ad El Alamein. Il successo dell'operazione Torcia, lo sbarco in Algeria e Marocco da parte delle truppe anglo-americane, avvenuto l'8 novembre del 42, precedette l'avanzata di Montgomery attraverso la Libia fino in Tripolitania. Nell'ottobre del 42, Kesselring effettuò un ultimo tentativo su Malta con una serie di intensi raid aerei, ma la conquista delle basi aeree della Cirenaica a seguito della vittoria di Montgomery presso El Alamein
permise l'arrivo a Malta del convoglio Stonehenge con i rifornimenti. Le riserve di cibo e di carburante, infatti, erano ormai scarsissime. La situazione migliorò notevolmente e nel maggio del 43 terminò finalmente l'assedio di Malta con la resa delle forze dell'asse nel Nord Africa. Comandata dal generale Eisenhower, l'operazione Torcia fu essenzialmente a guida americana e vide impegnati strenuamente la prima armata anglo-americana e l'ottava armata di Montgomery. Hitler non era stato in grado di inviare dei rinforzi prima di El Alamein e solo successivamente si era impegnato, con il profilarsi di una sconfitta, a formare la Panzerarmee Africa nel tentativo di non far capitolare l'alleato italiano. Ad ogni modo, sia Rommel che il suo successore, il generale italiano Messe, avevano disperato bisogno di rinforzi. Il controllo del Mediterraneo era ormai saldamente in mani alleate. Il blocco di forze aeree e navali impediva l'afflusso di rinforzi, cibo e munizioni per le forze dell'asse, con gravi conseguenze. Il 13 maggio del 43 le armate dell'asse, formate da 238.000 effettivi, si arresero, lasciando il controllo del Nord Africa agli alleati. L'invasione della Sicilia fu il passo successivo. La sconfitta in Africa portò direttamente all'invasione delle coste italiane, portando ben presto il paese al collasso politico. Per la Gran Bretagna la battaglia del Mediterraneo proseguiva nel solco delle imprese navali dell'epoca delle guerre imperiali, ma il suo esito fu determinante in quanto comprendeva l'unica campagna di terra intrapresa contro le forze dell'asse dopo la caduta della Francia. L'aviazione e la marina si opposero alla superiorità delle forze navali italiane, riuscendo persino ad affondare i due terzi della flotta italiana. L'esito della battaglia per la supremazia in mare dipese anche dall'utilizzo dell'aviazione e dalla guerra tra i servizi segreti. Gli inglesi godettero del prezioso supporto della macchina Ultra, grazie alla quale vennero a conoscenza con largo anticipo delle mosse nemiche diffuse dal sistema Enigma. Di cruciale importanza per la vittoria finale fu la battaglia per le principali rotte di navigazione, con Malta come protagonista. In risposta alla strategia concertata di Churchill, la tattica di Hitler seguì sempre le esigenze del momento. Questa sua incapacità di analisi strategica e il mancato riconoscimento dell'importanza di Malta furono i suoi errori più gravi. Quando la flotta italiana entrò nel porto di La Valletta a seguito dell'armistizio firmato nel settembre del 43, per la popolazione maltese e le guarnigioni militari dell'isola giunse la fine di un lungo calvario.